Abbiamo adesso in diretta Maria di Međugorje che ci esprime il messaggio della vicenda della pace di oggi, 25 agosto 2016. Ciao Maria. Ciao Padre Livio, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria con tutto cuore. Qua da Međugorje che è molto caldo, stasera c'è un vento, ma si sta bene, con tanta gioia e tanti pellegrini che stiamo vivendo questi momenti di agosto. Qua a Međugorje, come sempre, siamo nella preghiera e stasera, come ogni 25 del mese, abbiamo aspettato il messaggio che la Madonna ha dato e io desidero condividere con voi. Cari figli, oggi desidero condividere con voi la gioia celeste. Voi figlioli, aprite la porta del vostro cuore affinché nel vostro cuore possa crescere la speranza, la pace e l'amore che solo Dio dà. Figlioli, siete troppo attaccati alla terra e alle cose terrene. Perciò Satana vi agita come il vento lo fa con le onde del mare. Perciò la catena della vostra vita sia la preghiera, con cuore e adorazione al mio figlio Gesù. A lui offrite il vostro futuro, per essere in Lui gioia e esempio per gli altri, con la vostra vita. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Eu causo faco dal serpeto come sezzo, gospana me dalo vu porco. Draga diezzo, danas s vama želim dijeliti nebesku radost. Vi dječice otvorite srca, vrata srca, da bi u vašem srcu rasla nada, mir, ljubav koju Bog samo daje. Dječice, previše ste navezani na zemlju i zemaljske stvari, zato vas sotona valja kao vjetar morske valove. Zato nek lanac vašeg života bude molitva srcem i klanjanje mom sinu Isusu. Njemu predajte vašu budućnost, da biste u njemu drugi vam bili radost i primjer vašim životima. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Mare, quali sentimenti ti sono venuti nel cuore sentendo questo messaggio che ci parla della gioia celeste? Stasera la Madonna è apparsa e stato anche apparizione abbastanza lungo perché la Madonna ha pregato su di noi, abbiamo raccomandato, erano come sempre tutte le guide che fanno le traduzioni qua a Međugorje perché un po' tutte le lingue più importanti che poi diventano quel trasmettitore, quel microfono un po' per tutti i gruppi di preghiera. Ci siamo preparati come sempre con la preghiera e come sempre con curiosità ma con gioia aspettiamo un messaggio e ci sentiamo privilegiati che il Signore attraverso la sua madre opera attraverso di noi. Così anche stasera è stata una gioia a sentire le parole della Madonna e anche come lei dice condividere questa gioia celeste che noi tante volte non siamo neanche coscienti, Padre Livio. Ma comunque la Madonna quando appare, anche se molte volte ha motivo per essere addolorata, però nel suo volto trasmette pace e gioia sempre. È vero, ma stasera a modo speciale perché lei arrivata era già speciale perché lei ha detto desidero condividere con voi la gioia celeste. Ma era già quando è arrivata, era già con suo atteggiamento molto celestiale, come sempre, ma con qualcosa di più. E per questo anche il messaggio ci ha toccato tutti, abbiamo detto ma quanto è bello e quanto era importante per noi ricevere questo messaggio che la Madonna sempre dice un po'
in mille modi ci chiama di non essere attaccati alla terra, ma attaccarsi alle cose del cielo. Mario, questo messaggio mi sembra particolarmente, come dire, particolare anche per la grande sofferenza che sta vivendo una parte dell'Italia col terremoto, con tante distruzioni, sofferenze, morti. Incredibile, perché noi siamo nella preghiera anche per tutte queste persone, non soltanto, perché qua è arrivato anche un gruppo di Siria, dove hanno detto che sono completamente distrutte con bombardamenti, villaggi completamente distrutti dalla terra, perché ha detto ormai è deserto dove erano loro case, e questi pellegrini hanno detto: noi non chiediamo altro, chiediamo la pace, chiediamo che si fermano queste guerre. E quando arrivano questi terremoti e queste disgrazie, a quel punto l'uomo più non ha più parole, è l'unica cosa che può cominciare la preghiera. E per questo voglio dire, noi siamo qua nella preghiera anche per questo terremoto, per queste guerre che sentiamo, per distruzione in Ucraina, per il terremoto che succede in Italia, per guerra in Siria e per tutti questi posti dove ogni giorno arrivano pellegrini e dicono: per favore chiedete a lei che è regina della pace, la pace, vogliamo la pace, vogliamo la nostra terra, vogliamo la nostra casa. È terribile vedere strazio di queste persone che tante volte con una forza e un lacrime chiedono la pace, e immagino come cosa succede in Italia quando vedi che ti crolla la casa e non hai quella sicurezza, non hai dove attaccarti, dove dormire, dove posare il capo. È terribile. E appunto mi ha colpito molto il fatto che su questo mare di dolore la Madonna dice: vengo a portare la gioia del cielo a voi. Quella la possiamo, diciamo, dobbiamo, c'è solo da aprire il cuore per sentire che Dio c'è, Dio veglia, Dio ci vuole bene, quel sole che ci illumina, si riscalda nonostante tutto quello che sta accadendo, molte volte a causa nostra, come le guerre. Sì, sì, è vero. Ma la Madonna è la nostra speranza, e lei è la nostra stella che ci porta verso come si chiama, la via giusta. Come marinai che guardavano le stelle e andavano sulla rotta giusta, così anche per noi dobbiamo seguire la Madonna e quello che lei ci indica, suo figlio, dobbiamo seguirlo. C'è anche un ammonimento, Maria, che dobbiamo, penso che anche Papa Francesco, è uno dei temi che predilige, è questo del fatto che predice toccarlo, perché è proprio un tema del Vangelo, cioè siete troppo attaccati alla terra, alle cose della terra, e non ci accorgiamo che Satana usa queste cose della terra per, come esca, per ingannarci, per trascinarci dalla sua parte. È vero, perché anche la Madonna stasera ci proprio sta chiamando che Satana con noi può fare quello che vuole se noi ci lasciamo, perciò dice la Madonna: la catena della vostra vita sia la preghiera, preghiera con cuore e adorazione al mio figlio Gesù. Per dire, la Madonna dice: se voi non volete essere agitati come ha detto la Madonna, come le onde del mare, a quel punto legatevi con la catena della preghiera, sì, che la vostra vita sia la preghiera. Ovviamente la Madonna dà bellissime immagini. Una volta, mi ricordo nel 1988, mi è rimasta molto impressa, la Madonna disse una frase simile: disse, Satana vi agita come le foglie al vento. Cosa è vero. Satana vi agita come le onde al vento. È vero. Anche, sì, Satana vi agita, è giusto, stessa parola, Padre Livio, stessa parola che la Madonna ha detto prima. Non mi sono neanche, sì, adesso sto collegando. Nel 1988 me lo ricordo molto bene quel messaggio. Anche io mi ricordo, sì, il messaggio, ma non mi era vi agita questa parola. Era del mese di maggio, Sì, era del mese di maggio 1988, sapeva vi scuote, vi agita come le foglie al vento, oggi dice come le onde del mare, cioè usa le cose terrene, usa
le guerre, usa tutto per toglierci la pace proprio. È vero, è vero. Per questo noi, se vogliamo davvero, io penso che dobbiamo fare una scelta nella vita. E questa scelta sia Dio, siano i suoi comandamenti, sia vita eterna, come la Madonna dice. E lei ce lo indica, lei ci chiama, e con noi, e suo esempio, sua presenza, sua importanza di lei in mezzo a noi, è per noi un invito di cominciare una vita nuova, lasciare peccato, cominciare una vita con Dio nei suoi comandamenti, rispettando, amando, pregando, come dice la Madonna. È bello però questa immagine della catena, no? Come noi quando siamo nel mare che le onde ci portano via, ci attacchiamo a un'ancora, no? A qualcosa che ci tiene fermo, e questo è la preghiera, che impedisce al diavolo di sviarci, ma questo deve essere un fatto proprio quotidiano, questa preghiera del cuore. È vero, perché la Madonna sempre ci fa, ci porta sempre verso un punto dove ci dice: attaccatevi a Dio. Se volete un futuro, attaccatevi a Dio. Dice: offrite il vostro futuro per essere in Lui gioia e esempio per gli altri. La Madonna dice: se volete gioia, esempio, vita eterna, attaccatevi a Dio. Certo, perché Lui è il vostro futuro. Esatto. Molte volte proprio la paura del futuro, perché non abbiamo fiducia in Dio, che andiamo a cercare sicurezze terrene che poi sono fragili, come quelle che abbiamo toccato in quei giorni col terremoto. Come tu hai detto, praticamente uno perde la casa, perde la macchina, perché le macerie che hanno sulla macchina, perde anche i cari e improvvisamente si trova senza nulla, però se ha la fede riesce ancora a dare un senso a tutto questo. È vero, perché io vedo, non è solo questo, tante volte arrivano malati, tu vedi giovani, questi giorni abbiamo avuto un giovane di 22 anni, e tante persone, papà, giovani, che vorresti chiedere, chiediamo e preghiamo, miracolo, e dall'altra parte vediamo quanto siamo fragili, tante volte siamo come pavone che sembra che siamo eterni, che siamo noi, invece vediamo attraverso queste avventure della vita o malattie della vita o come li chiamano disgrazie, tante volte vediamo che la vita è così, oggi ci siamo, domani non ci siamo, come dice la Madonna, così passeggera la vita. Maria, anche questo è riferimento all'adorazione di mio figlio Gesù, che non è soltanto l'adorazione che si fa, per esempio lì a Međugorje, che si fa dopo la messa, e lo sai, si fa la serata di adorazione bellissime, però capire proprio che proprio riconosci Gesù come il figlio di Dio e Salvatore, che è il cuore della nostra fede, come mi ricordo Padre Stavro diceva spesso questa frase della Madonna: adorate mio figlio. Sì. Era proprio la professione della fede cristiana questa. È vero, perché tante volte noi col mondo moderno oggi abbiamo sempre fretta, maledetta fretta, e poi non abbiamo tempo per nessuno, neanche per prossimo, neanche per Gesù, e siamo presi da niente, tante volte da niente, ma siamo nella corsa. Per questo la Madonna ci sta chiamando un continuo: fermatevi davanti a Gesù, offrite a Lui il vostro futuro, per essere in Lui gioia ed esempio per gli altri. Questo la Madonna chiede, per dire che non comanda con noi la televisione, la moda, consumismo, materialismo, ma che comanda Dio, che è gioia, che è pace. Senti, ma tu che hai questa immensa grazia, insomma, dell'apparizione quotidiana, no? Tu con Ivan e con Visca avete ancora queste apparizioni quotidiane, no? Ecco, tu potresti domani portare proprio alla Madonna questa grande sofferenza di tante famiglie che sono state colpite dal terremoto,
perché lei sia veramente la consolatrice degli afflitti, possa dare lei col suo sorriso, col suo amore, con la sua gioia celeste, dare quello che noi con le nostre prove non possiamo dare, di proprio incaricare di questo particolare, diciamo così, momento, con tutto il cuore, con tutto. Sì. Io raccomanderò alla Madonna e preghiamo, già stiamo pregando, ma continuiamo a pregare affinché loro possano trovare serenità nel cuore. Poi le case si ricostruiranno, ma la cosa che è più importante è che si attaccano a Dio. Certo. Perché le case sono passeggere come le macchine e tutte le cose materiali. Certo. Ma io mi ricordo i nostri amici quando è stato il terremoto in Emilia, ha detto quando siamo scappati fuori casa che crollava, ci siamo guardati e abbiamo detto grazie a Dio siamo tutti insieme. E questa è la grazia più grande. Certo. E per questo preghiamo che il Signore ci dà la fede e unità e amore. E nelle famiglie che oggi c'è tanto bisogno. Grazie di cuore Maria. Adesso concludiamo con la preghiera. Con tutto cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. L'anima mia magnifica il Signore. E mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e la terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato Gesù e Maria. Grazie di cuore Maria. E andiamo avanti. Un bacione grande. Un bacione grande. Sì, anche padre, a te da parte di tutta la nostra grande famiglia di Radio Maria. Rimaniamo qui nella preghiera per i nostri fratelli sofferenti. Con tutto il cuore, un modo speciale, un bacione grande, grande per tutti quelli che sono ammalati, allettati, hanno bisogno spirituale e fisico. Prego per voi, qua a Međugorje stiamo nella preghiera e preghiamo per voi, non siete soli. Che Dio vi benedica tutti. Buonanotte. Buonanotte, grazie di cuore.